Oggi è una giornata importantissima perché prima il Veneto sbarca a Vicenza e da oggi inizia un nuovo percorso su tutti i comuni della provincia vicentina. Oggi si sono sentite le dichiarazioni di una serie di esponenti locali della ex Lega Nord, tutti accomunati dallo stesso filo conduttore che lega poi di fatto Vicenza con Venezia, con Padova e probabilmente anche altre province, di ovviamente amarezza per la fine di un movimento su cui tutti ci si era impegnati in un percorso lungo 20 anni. Però siccome l'entusiasmo c'è ancora, la voglia di fare c'è ancora, ci si è riuniti tutti intorno a questo gruppo che si chiama Prima il Veneto, che non ha niente di nuovo rispetto al passato, agli stessi ideali e al primo punto, come sempre, il motivo per cui sono entrato io, sono entrate centinaia e migliaia di persone, è quello dell'indipendenza della nostra terra. Bene, oggi è una giornata di festa per me, dopo tanti vorrei dire mesi di sofferenza, perché tra i vertici della Lega che nulla capiscono della gente e del popolo, ma pensano solo alle loro prebende, e oggi per me è una grande festa. Spero che di riunire attorno a questo gruppo altri giovani, soprattutto perché noi di una certa età ci siamo, sappiamo cosa vuol dire i sacrifici e le cose, però i giovani hanno bisogno di trovare anche loro la loro strada, e prima il Veneto sono convinto che riuscirà a fargliela trovare al più presto. Approfitto per ricordare che sabato 29 a Bassano del Grappa in via Barbieri, che è in pieno centro, inaugureremo la nuova sede del nuovo movimento Prima il Veneto. Vi aspetto numerosi, anche con amici e conoscenti. Vi aspetto tutti e un augurio. Oggi nuovamente iniziamo un passaggio importantissimo come Prima il Veneto anche da Vicenza. Un dilagare totale nel Veneto, possiamo così definirlo, da parte di questo movimento nato da pochissimi mesi, ma che sta cercando di assemblare tutte le anime e tutti quelli che sono i cuori dei veneti, che vogliono assolutamente l'indipendenza, ma che vogliono soprattutto lavorare con serenità nel territorio rispetto a tanti altri movimenti, tanti altri partiti che non hanno fatto questa cosa in questo periodo. Il dilagare di Prima il Veneto è una cosa concreta, perché partendo dalla provincia di Venezia, poi passati nella provincia di Padova, adesso da Vicenza e in altri momenti, in altre occasioni, molto presto e a breve apriremo anche in altre province, dimostra che i veneti vogliono assolutamente rialzare la testa, ma dimostra soprattutto che tanta gente non si ritrovava più assolutamente all'interno di un partito che era diventato veramente nazionalista e che pensava più alle cose italiche anziché pensare al territorio e ai beni cittadini veneti. Noi, come ho avuto già l'occasione di dire qualche volta, siamo partiti con la nostra campagna di tesseramento, campagna di proselitismo e campagna di promozione per far vedere cos'è Prima il Veneto. Siamo partiti da Vicenza, così come siamo partiti da Mestre, così come siamo partiti da Padova e da Este. Abbiamo preferito partire da qui anziché partire da Catanzaro, come qualcuno che vuole assolutamente ricostruire l'Italia. Questa persona che non vuole assolutamente più saperne di portare avanti gli ideali in cui tanta gente per anni ha creduto, è stata certe volte una persona che ha avuto il coraggio di umiliare persone che sotto pioggia, vento e neve, senza scorta e senza Audi A8, con la benzina pagata dal movimento, si recavano sotto i gazebo per cercare di lavorare e portare la nostra voce all'interno di quello che potrebbe essere ogni singola sezione, ma sotto i gazebo soprattutto a contatto direttamente con i cittadini. Io non mi permetto di dire altro se non una critica abbastanza pesante. In questi giorni sono usciti comunicati stampa che hanno fatto molto piacere, perché i vicentini si sono prodigati per far vedere che ci sono, che anche loro vogliono lavorare e che sono persone oneste e che meritano giustizia nel territorio. Non mi permetto di criticare una persona che ha criticato questa scelta e loro la definisce irresponsabile, quando invece è una scelta proprio oculata, che dalla sua carega, io dico così, carega di Bruxelles, si permette di criticare nel territorio i vicentini onesti, che hanno voglia di lavorare e mettere in campo soprattutto le risorse e le forze che in un anno abbiamo completamente perso, perché in un anno, soprattutto all'interno di qualche consiglio nazionale, non sto lì a fare nomi, qualcuno si è sempre prodigato solo per parlare di espulsioni, di commissariamenti, e ci siamo trovati con un Veneto completamente sfaldato e ridotto in uno stato pietoso proprio a causa
causa di queste persone lassiste e che meritano assolutamente di tornare a casa e di tornare forse a lavorare un po' la terra, anche se questo potrebbe essere una mancanza di rispetto nei confronti dei contadini e degli agricoltori. Giuseppe Caigaro, che è già stato assessore al comune di Narno ed è stato membro del direttivo provinciale della Lega Nord di Vicenza. Paolo Gobbato, vice sindaco di Pove del Grappa, è già membro del direttivo provinciale della Lega Nord di Vicenza. Gian Pietro Costa è stato il segretario organizzativo per 20 anni della segreteria provinciale di Vicenza. A lui i miei sinceri ringraziamenti per quanto ha fatto. Giorgio Tronca, consigliere comunale di Arcugnano. Luigi Campana, l'ex sindaco di Breganze. E l'ho lasciato per ultimo, non certo per mancanza di importanza, anzi perché a lui spetterà il discorso di chiusura, e il nostro segretario politico Corrado Calegari.